completamento dell'8-0, era il 1984 quando cominciava a parlarsi, quando cominciava a parlarsi dell'8-0. Mamma mia, l'8-0, quante campagne elettorali si è parlato dell'8-0, quante pagine di giornali sono state scritte, quante vicende giudiziarie sono state fatte, quanti fallimenti di imprese sono intervenuti, quante riunioni abbiamo tutti, i sindaci che si sono succeduti, gli assessori ai lavori pubblici, insomma non sentirne parlare più di l'8-0 per i prossimi anni, nel senso che ormai esiste, dobbiamo cominciare a pensare all'8-1 quando sarà il momento. Vabbè, comunque tanta soddisfazione anche per la regione Abruzzo. Ma certo, insomma, io la soddisfazione principalmente è per una comunità che è quella teramana, che ha avuto dei benefici notevolissimi dalla realizzazione dell'8-0. Si è visto che la situazione del traffico che c'era quando io ero sindaco, non so se vi ricorderete tutte le parole che mi sono state mandate, che mi avete mandato per quanto riguarda la questione del traffico, io dicevo che era solo un problema grande infrastrutturale, si diceva che il traffico sarebbe stato drenato dall'8-0 nella misura del 20-25%, invece è stato molto di più, come avete potuto vedere. Quindi è un'arteria per noi fondamentale, che per una qualità della vita migliore dei cittadini, e quindi è una realizzazione molto molto importante. Devo complimentarmi in particolare con, a parte con il sindaco perché ha fatto un lavoro importante, ma con il capo di compartimento dell'ANAS, che adesso ho salutato un attimo fa e che era qui presente, che vorrei presentarvi perché è stato veramente una persona che da quando si è insediato ha fatto un lavoro straordinario in questo senso, il capo di compartimento dell'ANAS, il ingegner Russo. Mi piacerebbe che lo conosciate, che lo conosceste anzi.